We work to have to reach an agreement, but this agreement has to guarantee the consumer, because the consumers have the rights to know what they eat. Now they have not this right, and we have to reach an agreement for a rule that stress clearly what is the food, from this food comes, and give to the consumers the knowledge, the information necessary. Noi lavoriamo in questa conciliazione per trovare un accordo, ma un accordo deve essere a tutela dei diritti dei consumatori, perché i consumatori hanno la legittima e il sacrosanto diritto di sapere che cosa mangiano, se sulla loro tavola c'è un cibo clonato o proveniente da animali clonati o da figli o nipoti di animali clonati. E allora noi dobbiamo garantire la tracciabilità, dobbiamo garantire l'etichettatura e dobbiamo porre divieto per quei cibi e per quegli animali o progenie di animali che hanno subito processi di clonazione. Anche il settore privato possa sia interessato ad avere delle regole chiare. Perché nella incertezza l'imprenditore che vuole investire in questo settore non investe, se invece ha le regole chiare, sa che ci sono delle limitazioni, sa che ci sono delle procedure da seguire, può investire il suo denaro in questa attività. Io penso che possiamo fare un regolamento che dia soddisfazione ai consumatori e che nello stesso tempo offra all'imprenditore un quadro certo entro il quale collocare il suo investimento.